Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Buongiorno Barletta, ben svegliati, ben risvegliati! Che paradiso ci abbiamo stamattina! Ecco qua, svegliarsi la mattina e trovare questo bellissimo paradiso. Questo è un paradiso per tutti quanti noi, amici. E allora, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Anche stamattina ci siamo. Ieri no, ma stamattina sì. Vedete quanta gente si sveglia la mattina e va a correre, a camminare, che fa sempre bene. Lello, quant'amo, Lello. Buongiorno Fratma. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, ben ritrovati. E allora, oggi parliamo di della cantina, della disfida, no? Ieri poi sbagliai, la prima volta dissi la cantina della disfida, che poi feci vedere anche dov'era, poi dissi la cantina sociale, e tutte ammazzarmi, a menarmi, a dire oh Lello è sbagliato, è sbagliato. Però il problema grosso, cioè a Barletta noi vediamo più a queste, cioè prendiamo sempre in considerazione gli errori degli altri, ma non il vero problema, perché ieri è stato fatto quel servizio. Come al solito, noi barrettani siamo capaci di tutto, siamo capaci. Andiamo avanti. Niente, praticamente ieri c'erano due turisti, no, che praticamente volevano vedere la cantina della disfida di Barletta, al che era chiuso e stava scritto, perché il custode, diversamente abile, cioè ragazzi, che ha anche un problema alla gamba il signore, il nostro amico Domenico, è anche un mio amico, il grande Domenico, praticamente per andare in bagno, se deve andare in bagno, deve andare al comune, in centro, al comune che si trova al comune centrale, quella che sta in via Vittorio Emanuele. Io la trovo una cosa un po' assurda, questa cosa, che un dipendente di lavoro, o anche chi va a fare visita alla cantina della disfida, ha questo problema grosso, cioè che uno deve andare in bagno, non c'è il bagno. Tutto quello che vogliamo, che è vecchia, è una storia, però il bagno si può fare a un canton, dove a un lato dove non dà fastidio e non vedi niente, un piccolo bagno anche per l'emergenza, anche perché il bagno deve stare, ci deve stare il bagno. Cioè, parliamo di tante cose belle, architettoniche, cioè, e poi si va a mancare dell'igiene, del servizio. Quello è un servizio che purtroppo oggi come oggi non può non mancare, cioè lo devi avere per forza, cioè quello che dico io. Ma poi è un argomento che, cioè, io da barrettano lo reputo vergognoso, una cosa del genere. Cioè, uno deve andare in bagno, non può andare in bagno, ma anche per il dipendente stesso che lavora le sue ore. Io non la vedo, giusta questa cosa, non lo so come se la vedete voi giusta, ma non è perché questa è una cosa, non è che è perché io ce l'ho con questa amministrazione o con questi dirigenti, io non ce l'ho con nessuno, anzi, è un problema che voglio sollevare, perché l'ho vissuto io ieri vedendo questi due turisti che si sono messi a ridere, dice, questo per andare in bagno. Erano toscani, questo per andare in bagno deve lasciare il lavoro per andare. Cioè, io non la vedo normale questa cosa, non mi dite niente. Non voglio essere un cacacazzo, però queste sono cose che ti fanno
non crescere il turismo, perché questo sarà un passaparola per queste persone che sono venute a Barletta a farsi la passeggiata. Quando andranno al paese loro sicuramente si sputaneranno. E niente, niente, sono cose che bisogna sollevare il problema, perché ognuno se li tiene per sé, però poi che facciamo? E non si risolvono mai questi problemi. Purtroppo ragazzi oggi, per quando questione, per via dei social, i social purtroppo ti fanno vedere il bello e il brutto tempo. Cioè tutte le cose ti fanno vedere che se non vanno bene ti sputtanano, e quello è il discorso. Buona giornata Iraclio, buona giornata a tutti quanti voi che mi state scrivendo, buongiorno, 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 buongiorno a tutti voi che scrivete, che mi volete bene e chi mi volete male, se mai bugie che mi volete male, dai, non ci crederò mai che mi volete male. Ecco qua. E ci siamo anche stamattina. Andiamo a fare un po'. Si lavora. Vediamo, facciamo un piccolo giretto. Anche perché gli orari sono sempre quelli. Allora, come dire, purtroppo qua le brutte notizie non mancano mai. L'abbiamo detto quella sera che abbiamo fatto la buonanotte io e Antonio, per quanto riguarda del ragazzo che è deceduto di 23 anni, un ragazzo a dir poco fantastico, detto da tante persone che lo conoscevano, e persone, era un ragazzo di cuore. Purtroppo la vita ci porta a queste fregature. Purtroppo ragazzi, le fregature sono tante. Lasciare la vita a 23 anni, 24, 23, non lo so, siamo sulle 23, 24 anni, il ragazzo che è deceduto, che ha avuto due mesi fa l'incidente, oggi sarà il funerale alle 17, la chiesa Santissima Trinità, mi sa che si chiama, quella dove stavano gli zingari. Non lo so, non mi ricordo, ancora mi sbaglio. No, come si chiama? San Giovanni Apostolo, sì. A San Giovanni Apostolo c'è la Santa Messa per il ragazzo. Che devo dire, peccato, peccato veramente. Va bene, dai, buona giornata, buongiorno, buongiorno. Il giretto l'abbiamo fatto anche stamattina, io vi auguro una gran bella giornata. Oggi è mercoledì e io vi saluto e vi auguro il meglio del meglio a tutti quanti voi. Buona giornata a tutti, Barlit e Avest, Piazza Caduti. Ciao!